differenza è che i secondi accusano i primi di aver fatto un accordo. Evidentemente forse perché ritengono che con un'ottica di doppia morale che i loro accordi possano essere sostenuti e quelli degli altri no. Mi pare insomma una giustificazione abbastanza puerile. Io credo invece che ci sia stato un voto significativo di rottura che testimonia ancora una volta come ci sia bisogno di un elemento di novità e di slancio per un territorio e Camillo D'Angelo credo possa interpretarlo. Sosterrò che c'è stato anche un innescarsi di situazioni personali, anche di dialettiche personali, di diatribe personali e anche credo di scelta sul candidato perché insomma, viva Dio, non c'è nulla di male a scegliere un candidato rispetto a un altro. Si fa un ragionamento, si individuano delle affinità e su quelle poi si fa una scelta di sostenere l'uno o l'altro. Io credo che sia molto più significativo dire come singolare, penso, insomma, credo debba essere stigmatizzato il fatto che il PD regionale, presidente regionale e anche autorevoli consiglieri regionali hanno chiesto il voto per un determinato candidato e mi pare che nessuno dei consiglieri che fanno parte di quel partito lo abbiano seguito. Io guarderei più a questo aspetto che è davvero apodittico. Su una cosa siete d'accordo, con il competitor diretto della vostra Maria Cristina Marroni, cioè Gianguido D'Alberto, avete votato entrambi Camillo D'Angelo in provincia? Assolutamente sì, ma non è solo una cosa, l'interlocuzione c'è un ragionamento, perché insomma bisogna avere l'attenzione anche di capire le ragioni dell'altro. Io credo che il sindaco di Teramo in questa operazione ha dimostrato molta maturità nel fare una scelta anche non scontata e che comunque preservasse anche la sua maggioranza. La politica non è un sedersi al tavolo 4-5 persone e decidere per tutti, non lo è soprattutto quando tu pensi che gli amministratori locali possano essere spostati come birillo a piacimento di qualche tavolo imbandito a qualche altra parte. Non è così, lo abbiamo dimostrato. E la vittoria di Camillo D'Angelo è la vittoria di una scelta forte fatta da Italia Viva che non sarebbe bastata da sola ma che con i suoi amministratori ha fatto la differenza. Lei conosce benissimo le dinamiche del Partito Democratico, no? Insomma, la sua storia ce lo insegna. Ecco, oggi legge paradossale, ha detto addirittura incomprensibile la scelta fatta dal PD. Sì, bisogna dire che una parte del PD non ha seguito il PD. Come spesso accade, e aggiungo io per fortuna, io dico che il PD aveva 10 operazioni in campo da fare, l'unica che non doveva fare è quella di sostenere un candidato di Fratelli d'Italia, voluto da Marsiglio, sostituendosi alla Lega che non c'era più e quindi il PD è andato in soccorso al centrodestra, in questo caso a Marsiglio e a Fratelli d'Italia. Questa è incomprensibile. Ed è incomprensibile come il giorno dopo si cerchi di non militare un accordo, ho sentito dire ma i due partiti maggiori si sono seduti al tavolo e quindi i due partiti maggiori si sono seduti al tavolo per fare che? Gli altri diciamo, avrebbero dovuto seguire il fatto che si sono seduti al tavolo, non lo so e credo che sia stato un errore farlo. Anche Italia Viva ha fatto un accordo come Movimento 5 Stelle, cosa mai vista a livello nazionale per esempio. No, questa è una cosa singolare, noi non abbiamo fatto accordi con nessuno, tra l'altro i 5 Stelle hanno avuto dei consiglieri che si sono ritrovati nella candidatura di D'Angelo e benvengano quei voti, così come benvengano chi poi ci ha ripensato, forse dell'area Lega, a votare a D'Angelo. Il punto è uno, che D'Angelo non lo hanno candidato nessuno, solo noi, e man mano sono venuti tutti su D'Angelo, questo è il punto. La vicepresidenza si chiederà, ha confermato Monticelli, a Camillo D'Angelo, ma come si gioca questa partita allora? Ma io non sono appassionato di vicepresidente di provincia, sono appassionato di che cosa si vuole fare. Su che cosa si vuole fare noi abbiamo il diritto di esprimere, anche con delle deleghe, un pezzo di lavoro che vogliamo portare avanti. Penso a ciò che manca in provincia sulla cultura, sul PNRR, sui lavori pubblici, insomma vediamo. Su Teramo Città Monticelli parlava di un'esigenza di ricucire anche con Azione, succederà? Non solo me lo auguro, ci lavoro. Però è lo stesso schema della provincia. Noi siamo stati linearmente, coerentemente, non ci siamo mossi su una candidatura che poi è risultata vincente. Stessa cosa facciamo in provincia di Teramo e al comune di Teramo. Però mi permetta, è offensivo veramente per i cittadini del comune di Teramo che i partiti politici ad oggi, a pochi mesi dall'elezione, non siano in grado di dire chi candidano, con chi e per fare cosa. È una totale mancanza di rispetto nei confronti della città, perché c'è sempre la stessa logica, quella di ritenere che alla fine 4-5 si siedono e decidono per la città. Ora, per la provincia non ha funzionato, credo, spero, non funzioni neanche per la città.